altra gente, quindi io rinnovo il saluto a voi tutti, a nome di tutto il Festival Storia 2016, dodicesimo Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il Festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale e Storia con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero degli Esteri, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Provincia di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, dell'Associazione Editori Italiani, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine. Grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Storia, a cui vi invitiamo ad aderire. L'abbellimento floreale che vedete è stato realizzato dall'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Brignoli, che ringraziamo. Con il sostegno di Banca Popolare di Cividale sta per iniziare l'incontro intitolato Schiavi dei numeri. Conversano Giuseppe Longo, Pier Giorgio Odifreddi. Buona storia a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Mi sembrerà forse un po' strano, magari irriverente, questo saluto così familiare, ai limiti della confidenza, però l'ho fatto apposta perché ciao è una paroletta di saluto ormai diffusa non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo, che deriva da schiavo. Schiavo, schiavo, ciao, ciao. Ed è una forma di saluto contratta perché significa schiavo vostro. Per esempio nella locandiera di Goldoni, nell'atto primo, scena quinta, dove ci sono Mirandolina, la locandiera e il cavaliere di Ripafratta, il cavaliere dice a Mirandolina, trattandola un po' male, basta così, con me non vi prendete maggior confidenza. Cambiatemi la biancheria, la manderò a prendere per il servitore. Amici, vi sono schiavo. Ecco allora che è una forma di saluto per dire ossequi, sono a vostra disposizione, in qualche modo potete servirvi di me. Schiavo in greco si dice doulos, in latino si dice servus. E stranamente, o forse non stranamente, una formula di saluto diffusa nell'Europa centrale è servus o serbus. Per esempio in Ungheria si dice serbus, ma anche in Croazia, in Slovenia mi dicono, in Germania, in certe zone dell'Austria, si dice serbus per dire, come noi diciamo, ciao, cioè schiavo vostro. Ecco quindi che questa formula di saluto ha un'antica origine non nobilissima, ma interessante. La schiavitù è una pratica purtroppo molto antica, che non è cessata con l'avvento della cosiddetta civiltà. Agli schiavi umani sono stati a volte affiancati o sostituiti schiavi artificiali. Per esempio c'è la leggenda del golem, il golem è una parola ebraica che significa massa informe, che il rabbino Levi nel 1500 a Praga aveva forgiato animandolo, poi scrivendogli sulla fronte la parola Emet, che vuol dire verità. E con la verità naturalmente le cose si animano, diventano interessanti. Allora il golem prendeva vita e aiutava gli ebrei nelle cose più pesanti, nei lavori più faticosi. Li difendeva anche dagli attacchi dei nemici, che non erano infrequenti. Però ogni tanto questo golem, che non aveva mente ma aveva soltanto muscoli, diventava un po' selvaggio. Allora bisognava cancellare la lettera E da Emet e lasciare Met, che vuol dire morte. Allora il golem si addormentava fino a nuovo ordine. Altri schiavi sono i robot. La parola robot deriva dalla radice slava robotac, che vuol dire lavorare, e quindi il robot è il lavoratore, quello che compie le fatiche pesanti, appunto. E fu introdotta questa parola da Karel Čapek nel 1921
in un suo dramma teatrale che si chiama R.U.R., Rossum's Universal Robots. Naturalmente gli schiavi dell'uomo vogliono a loro volta schiavizzare l'uomo, infatti il robot si ribella, tenta di prendere il potere, non ho mai capito perché tutti vogliono il potere, ma insomma è un fatto deprecabile, ma insomma ricorrente nella storia. E la schiavitù è una schiavitù che può essere materiale, relativa al corpo, può essere però anche spirituale, cioè dire relativa alle idee, alle concezioni, alle ideologie, alle immagini e così via. Ci sono molti tipi di schiavitù. Per esempio la schiavitù che i robot esercitano sull'uomo sono stati descritti in maniera abbastanza divertente in un film che si chiama Io e Caterina, interpretato da Alberto Sordi, il quale si compra un automa, un robot che deve fare i lavori di casa, e poi naturalmente questo robot, che è una femmina, si chiama Caterina, si innamora del suo padrone e lo schiavizza diventando gelosissimo, impedendogli di condurre una vita sociale adeguata. Ecco, io ho dato inizio alla stura a questo profluvio di parole, adesso passo la parola all'amico Pier Giorgio, il quale mi dirà altre cose, spero, o non le stesse. Esattamente quelle che hai detto tu. Meno male. Però ricordiamoci appunto, no, che questa sera parliamo non soltanto di schiavitù, ma schiavitù dei numeri rispetto ai numeri. E allora io racconterò alcune storie di persone che sono state effettivamente schiave dei numeri. In realtà la matematica ha questo effetto e ancora di più ce l'ha l'informatica. Molti ormai useranno il computer e si sa che soprattutto quando lo si compra per la prima volta, no, c'è questo effetto appunto di schiavitù che la macchina ha su di noi, che ci fa stare per ore, soprattutto la notte, no, attaccati al computer, non necessariamente alla rete, no, ma semplicemente perché sono cose che in qualche modo cerchiamo di controllare. Però la matematica di per sé è una schiavitù, io credo per tutti i matematici, in maniera abbastanza metaforica, nel senso che è molto difficile praticare la professione del matematico e di cose analoghe naturalmente. Io parlo di matematica, ma potrei parlare di fisica teorica, ad esempio, o di informatica teorica e molte altre discipline. Dicevo, è molto difficile praticarla come si praticano altri lavori, cioè andando al lavoro dalle 9 alle 5, dalle 8 alle 5 della giornata e poi facendo il weekend regolarmente, andandosene in vacanza durante l'estate e così via. Il matematico fa un lavoro che in realtà non lo abbandona mai. Quando ha un problema che sta cercando di risolvere, quel problema continua a rimanere nel retro della sua mente, anche quando poi il matematico fa le cose che normalmente si fanno. E infatti le mogli, per esempio i figli e così via, no, spesso se ne accorgono, no, che è vero, è presente in corpo, no, ma non è presente in spirito, c'ha la testa altrove. Credo che tra l'altro questo mito che si ha del matematico, o più in generale dello scienziato smemorato, assente appunto con la testa nelle nuvole, significa soltanto che queste persone sono presenti altrove, cioè sono concentrate su questi problemi. Allora la prima storia che vi racconto è una storia recente di un signore che si chiama Andrew Wiles, che da bambino incominciò ad avere un'attitudine, diciamo così, un'attrazione perlomeno per la matematica, come tanti bambini, tanti forse no, come alcuni bambini, no, hanno, diciamo meglio, e lesse un libro che credo sia ancora in circolazione, lo si trova nelle librerie, o perlomeno nelle biblioteche, non so se sia ancora ristampato in Italia, è una raccolta di vite di matematici di un signore che si chiamava Bell e il titolo era I grandi matematici, e questo signor Wiles lesse questo libro, perlomeno lesse un capitolo dedicato a un signore, un matematico dilettante,
che era, credo, tutt'altro che schiavizzato da questa, dalla matematica, perché infatti la faceva per diletto semplicemente, e di professione faceva tutt'altro, era in realtà un avvocato che praticava la professione, era agli inizi del 600, del secolo 1600, e questo signore si chiamava Fermat, molti di voi l'avranno sentito nominare, era uno che, benché fosse dilettante e che non facesse molte dimostrazioni, quindi non facesse effettivamente il matematico, aveva però molte idee. E quindi diceva, secondo me no, le cose vanno così e così, faceva delle congetture. Queste congetture hanno tenuto impegnati i matematici per decenni agli inizi e poi per secoli alcune, e ce n'è alla fine una sola non era stata risolta di queste congetture, ed è quella che oggi si chiama il grande teorema di Fermat. È un teorema facilissimo da enunciare, ed è per questo che poi attrae appunto l'attenzione dei bambini, no? Oppure anche un po' di quelli che si chiamano in inglese i crackpots, no? Questi pazzerelli, no? Che poi si divertono, no? A cercare di risolvere problemi difficili. Difficili solo perché è difficile da risolvere, solo perché sono facili da enunciare. E il teorema di Fermat faceva questa osservazione molto banale, che se voi prendete i numeri 3, 4 e 5 e li elevate al quadrato, no? Ottenete 9, 16 e 25. E la cosa strana, o perlomeno così curiosa, è che se sommate 9 più 16 ottenete 25, cioè il quadrato di 3 più il quadrato di 4 è uguale al quadrato di 5. Ora, questo lo sapevano già gli antichi, gli egizi, per esempio, babilonesi, cinesi, no? È un'osservazione che si fa agli inizi del sapere, della conoscenza matematica, che può anche avere delle applicazioni pratiche, per esempio è legato al teorema di Pitagora, ovviamente. Se voi avete un triangolo rettangolo con i lati uguali a 3 a 4, e allora per il teorema di Pitagora, no, l'ipotenusa deve essere appunto lunga 5. E quindi quando avete una corda che dividete in 3, 4 e 5, no, in pezzi di lunghezza 3, 4 e 5, e poi potete tendere questa corda, no, e si forma un triangolo rettangolo, e questo era il modo in cui molti antichi, per esempio gli antichi egizi, no, facevano gli angoli retti, no, per costruire le costruzioni. E allora, che cosa ha pensato Fermat vedendo questa osservazione, che ci sono due numeri interi, 3 e 4, che elevati al quadrato e sommati fra di loro danno come risultato un altro numero intero, in questo caso 5. Tra l'altro i greci di queste terne di questo genere, che si chiamano non a caso appunto terne pitagoriche, ne avevano trovate infinite, sapevano esattamente quali numeri avevano questa proprietà. Ma questo è un altro problema. Fermat interessava soltanto il fatto che ci fossero dei numeri che elevati al quadrato, sommati fra loro, dessero come risultato un quadrato. E allora si chiese, cerchiamo di trovare la stessa cosa, dei numeri interi, che elevati al cubo e sommati fra di loro diano come risultato un cubo. Non so se qualcuno già a occhio ne vede, no? Nessuno? Va bene, no? Per fortuna, no? Perché sarebbe imbarazzante, no? Se dal fondo qualcuno dicesse sì, certo, questo è il risultato, no? E a occhio a Fermat non vennero in mente degli esempi, e allora, come spesso succede ai matematici, si prova magari a cercare di dimostrare che non ci sono dei cubi che due cubi che elevati, due numeri interi che elevati al cubo e sommati fra di loro danno un cubo, e non riuscendo a dimostrarlo fece la congettura che era impossibile. Questa è un po' l'assicurazione che i matematici fanno, no? Sul loro lavoro: provo a farlo io, e se non ci riesco non è che non sono riuscito perché ci sono altri più bravi che riescono a farlo, ma semplicemente congetturo che sia impossibile. E Fermat disse, ma per quale motivo fermarsi ai cubi? Perché le quarte potenze, le quinte potenze, le seste potenze e così via? E allora fece questa congettura generale, diciamo così, che l'unica potenza alla quale si possono elevare due interi che sommati fra loro danno come risultato un terzo intero elevato alla stessa potenza è il numero 2. Tutti gli altri numeri, tutte le altre potenze sono impossibili. E però un conto è osservare questo fatto, non riuscire a trovare dei controesempi, e un conto invece è dimostrare questa cosa. Anzi, come si fa a dimostrare che non ci sono dei cubi che hanno quella proprietà? Un conto è dimostrare che ci sono dei quadrati, ve lo fate vedere, vi faccio vedere l'esempio e la cosa finisce lì.
ma dimostrare che non ci sono dei cubi, questo è molto più complicato perché ci sono infiniti numeri che dobbiamo esaminare, no? E richiede ovviamente una dimostrazione di tipo matematico. Beh, per fare breve naturalmente questa storia, ci provarono moltissimi matematici, piano piano si cominciò a risolvere questo, a far vedere che effettivamente Fermat sembrava aver avuto ragione. Per esempio Euler, uno dei grandi matematici del Settecento, dimostrò questo teorema per i cubi. E Fermat stesso trovò una dimostrazione per le quarte potenze. Arrivati alla fine dell'Ottocento si erano dimostrati vari esempi di possibili esponenti, ma quello che i matematici vogliono è il teorema generale. Per nessun esponente diverso da 2 questa cosa succede. Agli inizi del Novecento talmente tanti dilettanti provavano a fare questo risultato che si mise in palio anzitutto una somma in denaro a colui che avesse risolto questa cosa. E poiché poi però troppa gente provava, no, e dava dimostrazioni sbagliate, addirittura si era stampato una cartolina che diceva: caro signore, ho ricevuto la sua dimostrazione, la sua proposta di dimostrazione, il primo errore si trova alla pagina tale, riga tale, no? E poi si metteva semplicemente quello, no? Altro, oltre non si andava. Il risultato è stato che però, arrivati alla fine del Novecento, questo problema continuava a rimanere aperto. Era stato formulato da Fermat nel 1637 in una maniera che naturalmente è molto romantica. Fermat aveva scritto questa sua congettura sui margini di un libro che stava leggendo, un libro di un greco antico che si chiamava Diofanto, che scriveva di problemi analoghi, e aveva detto: ho trovato una meravigliosa dimostrazione di questa congettura che purtroppo è troppo lunga per stare nel margine di questo libro, no? Queste sono cose sempre sospette, no? Un po' come l'affermazione di Agostino che diceva: finché non mi si chiede che cosa è il tempo lo so, ma quando me lo si chiede non me lo ricordo più e non lo posso più dire, insomma, no? Ci si crede poco. E allora 350 anni erano passati, decine di persone ci avevano provato, avevano sbattuto la testa e non c'erano riusciti, e questo signor Wiles da bambino legge questa storia, che è una storia abbastanza divertente, non interessante, e dice: beh, questo mi piacerebbe risolverlo, no? quando divento grande. E incomincia questa sua ossessione, questa sua schiavitù nei rispetti, nei riguardi di questo teorema. E Wiles matura, ovviamente diventa maturo, diventa un matematico professionista molto bravo, che trova tanti teoremi, ma questo no. Finché ad un certo punto, negli anni, alla fine degli anni Ottanta, un matematico diverso, di nome Ribet, trova una strana connessione fra il teorema di Fermat e una parte della geometria algebrica, una cosa molto diversa, molto lontana da quella che si pensava essere legata al teorema di Fermat. E una volta che si trova questa connessione, Wiles, che ancora ormai diventato maturo, continua ad avere questa sua ossessione, questa sua schiavitù nei confronti di questo teorema, dice: bene, adesso ho capito che forse lo posso dimostrare, perché questa connessione è proprio col campo che io sto studiando, nel campo nel quale sto lavorando. E incomincia a lavorare in questo campo. Nel frattempo si sposa, trova appunto una signora, no? Una ragazza, no? Alla quale dice che è un matematico e che sta lavorando a questo problema, no? E che comunque, no? Ci metterà parecchio tempo. Ebbene, questa schiavitù, no? Come dicevano, non è una schiavitù che ti impegna soltanto in orario d'ufficio, è una schiavitù che ti impegna sempre, giorno e notte, no? Giorni lavorativi, giorni feriali o nei weekend, no? Durante le vacanze e così via. E Wiles lavora a questo problema, pensate voi, per 7 anni consecutivi. 7 anni in cui naturalmente poi nel frattempo ha vissuto, ha fatto dei figli anche, immagino, no? Sempre un po' distratto, no? Pensando a qualche cos'altro, come negli inizi del Tristram Shandy, vi ricordate, no? questo libro meraviglioso che narra la biografia di Stern, no? Stern è l'autore e Tristram Shandy è il protagonista, no? E inizia la sua vita dal momento del concepimento, ovviamente, che è il momento in cui effettivamente inizia la vita, no? E cosa succede? Che mentre papà e mamma, siamo tutti adulti, credo, non ci sono bambini, no? Mentre papà e mamma stanno facendo quello che serve per concepire un bambino, no? La mamma, evidentemente poco presa dalla faccenda, no? Si distrae e chiede al papà: hai caricato la pendola, no?
E il papà è lì che sta, insomma, per arrivare al culmine, no, di questa serata familiare, no? Si distrae, no? Nel frattempo ovviamente, no, gli scappa quello che deve scappare e incomincia a dire: ecco, adesso mi hai distratto, questo figlio uscirà fuori, no, completamente deficiente, no, perché l'abbiamo concepito, no, attraverso questa distrazione, no, e così via. Dicevo, Wiles non credo si sia distratto, no, in maniera analoga, no, in quei momenti, no, ha dei figli. E un giorno, dopo 7 anni, io il padre l'ho conosciuto abbastanza bene, no? Quindi mi raccontavano queste cose, no? Dice, scende dal suo studio, no? Nella casa in cui lavorava, va dalla moglie e gli dice: l'ho trovato. E la moglie gli dice: cos'è che hai trovato? Scusami, no? Sono passati, no, 7 anni nel frattempo, no? E lui dice: ho trovato la dimostrazione di questo teorema. Finalmente una schiavitù dalla quale Wiles si può liberare. Annuncia questo risultato all'Università di Oxford, lui era un inglese di origine ma stava a Princeton all'epoca, no? Va nella sua alma mater per annunciare questo risultato, si comincia a sentire, no, il tam-tam delle notizie, no? Ormai c'era già l'email all'epoca, no? Si dice Wiles fa una conferenza che durerà 3 giorni, nel senso che ritorna, no, ovviamente, no, per 3 volte consecutive, no? I primi 2 giorni spiega dei risultati che non sembrano avere nessuna particolare conseguenza con questo problema, ma l'ultimo giorno ci sono addirittura i giornalisti, no? Ci sono le televisioni, e lui alla fine effettivamente, no, trae questo corollario da quello che dimostra, no? E il teorema di Fermat finalmente è dimostrato. Il giorno dopo Wiles finisce in prima pagina sul New York Times, una cosa che tutti sognano naturalmente di fare, e soprattutto i matematici, no, che, ai quali succedono queste cose molto raramente, e poi si mette a scrivere questa dimostrazione per liberarsi finalmente da questa schiavitù, ormai il racconto di una schiavitù che è passata, no, che, dalla quale appunto le catene ormai sono state tolte. E mentre scrive questa dimostrazione si accorge che c'è un errore. E quindi ha fatto naturalmente, no, il giro del mondo, no, il suo nome, no, è finito sul New York Times, no, e il rischio, no, è di esserci finito, no, con un fesso naturalmente, no, che ha annunciato, come tanti avevano fatto prima di lui, questo risultato, e che poi in realtà non è riuscito a farlo. Ci lavora per altri 2 anni, la schiavitù ricomincia, no? Si credeva di essere come quelli che escono, no, in libertà provvisoria e poi, no, non seguono i patti che permettono loro di star fuori, no? E ritornano di nuovo dentro. E mi ha raccontato che la situazione era veramente tragica a questo punto, perché questa cosa bisognava in qualche modo risolverla. Tra l'altro questa dimostrazione era sbagliata in certi punti, ma aveva introdotto un sacco di nuove idee, di nuovi macchinari matematici, e quindi lui temeva che poi alla fine magari qualcuno, usando le sue idee, sarebbe arrivato a risolvere questo teorema, a dimostrarlo, lasciandolo appunto, no, col danno e le beffe, no? Sarebbe arrivato lui, no, ma con gli strumenti di quest'altro. Mi ha raccontato ad esempio che un'altra medaglia Fields, un tedesco, che come sapete, no, sono sempre molto sensibili, no, caratterialmente, no, così, no, e un giorno che l'aveva visto, no, gli ha detto: non ti sei ancora buttato dalla finestra? Questo per dire a che punti, no, la rivalità matematica, no, l'ossessione, la schiavitù può arrivare. E finalmente, dopo 2 anni, Wiles riesce a dimostrare, no, in un modo completamente diverso, che era il primo modo che aveva provato a seguire agli inizi di quei 7 anni e che poi aveva abbandonato perché aveva trovato un altro modo di farlo, no, e finalmente, no, finisce questa schiavitù. Purtroppo c'è un piccolo particolare, che Wiles nel momento dell'annuncio del primo risultato aveva 39 anni e al momento della risistemazione del secondo annuncio ne aveva 41. Voi direte: e a noi cosa ce ne importa? Il fatto è che c'è un premio Nobel per la matematica che si chiama Medaglia Fields, che viene data soltanto fino ai 40 anni. E quindi Wiles perde, diciamo così, no, l'occasione, no, di prendere questo premio Nobel, però poi nel frattempo, nel corso di questi anni, ha ottenuto premi di ogni genere. E
tra l'altro recentemente, soltanto un paio di mesi fa, ha ottenuto quello che viene considerato l'Oscar alla carriera del matematico, che si chiama il premio Abel, che vale tra l'altro 1 milione di euro, no? Quindi, mentre la medaglia Fields è soltanto un premio in astratto, cioè 10.000 euro di rimborso spese e così via. Questa è una storia per l'appunto di una schiavitù intellettuale, di un uomo che per 7 anni praticamente non fa nient'altro, e notate che viveva in America, in un posto, in un luogo, no, appunto come la civiltà americana, in cui c'è un motto nell'università, e il motto è publish or perish, pubblica o muori, no? Perché naturalmente non si fanno avanzamenti di carriera, no? I colleghi, no, ti guardano in questa maniera, no? Così, no? E lui per 7 anni non ha pubblicato nulla perché stava lavorando semplicemente a questo risultato in segreto. Ecco, questo è un modo attraverso, poi se c'è tempo vi racconto altri esempi, no? Attraverso i quali i matematici si sentono schiavi del loro lavoro, no? E a volte, no, però riescono a liberarsi dalle loro catene. Se ne vanno tanti, come mai? Allora, si vede che provano anche adesso, no, andare a casa a provare a dimostrare il teorema di Fermat. Sì, in effetti ogni tanto ci sono queste passioni che diventano ossessioni e poi travalicano in schiavitù, insomma c'è poco da fare. Per esempio, non nel campo matematico, ma in un campo che da molti è ritenuto abbastanza vicino alla matematica, cioè gli scacchi, ci sono delle ossessioni esemplari. Chi gioca a scacchi in modo professionale è veramente vittima di una schiavitù totale. Non so se qualcuno ha letto i libri di Paolo Maurensi, il nostro scrittore goriziano che adesso abita a nord di Udine. Il suo primo libro intitolato La variante di Lüneburg e il suo ultimo libro intitolato Teoria delle ombre sono dedicati alla passione per gli scacchi, all'ossessione per gli scacchi, alla schiavitù degli scacchi. Io ho conosciuto alcuni giocatori professionisti e quindi grandi maestri, i quali mi hanno dichiarato che non fanno altro che pensare agli scacchi. Quindi loro, anche quando apparentemente vivono in un altro mondo, come appunto questi matematici di cui parlavi tu prima, vivono in un altro mondo nel quale ci sono delle scacchiere, ci sono dei pezzi, ci sono gli alfieri, le torri e così via. Proprio qui a Gorizia è stato tra l'altro scoperto un manoscritto di Luca Pacioli, illustrato pare dell'Ulus Grecorum, intitolato illustrato pare da Leonardo da Vinci, che è una delle grandi creazioni del Rinascimento relativa al gioco degli scacchi, che ha avuto dei perfezionamenti e delle modificazioni nel corso dei secoli. Non è sempre lo stesso tipo di gioco che si giocava un tempo. Comunque, quando il giocatore è dilettante, gioca a scacchi così per passare il tempo, si fa una partita, chi perde perde, chi vince vince. Per il giocatore invece che aspira a diventare maestro, grande maestro, magari campione del mondo, come era Liechin nell'ultimo libro di Maurensic, gli scacchi sono una vita, cioè non c'è nulla oltre gli scacchi. Naturalmente fanno anche loro le cose quotidiane, ogni tanto fanno la doccia, immagino, mangiano qualche cosa, però effettivamente vedono soltanto le loro partite, rivanno con la mente alle partite che hanno vinto per trovarne delle varianti ancora più forti, vanno a quelle partite, molte o poche che siano, che hanno perduto, e questo per un giocatore professionista è uno smacco terribile, cioè perdere una partita significa veramente, non dico buttarsi dalla finestra come diceva il nostro amico tedesco, però è qualcosa di quasi vergognoso, di quasi turpe. E quindi ci sono delle passioni che sono esclusive e si trasformano in schiavitù, perché queste persone non vivono una vita normale. Ci sono quelli che giocano alla cieca, per esempio, no? Contro più avversari, no? Lo sfidante, il grande maestro, se ne sta voltato con le spalle alle scacchiere dei suoi avversari, questi gli dichiarano la mossa e lui, senza vedere la scacchiera, dice la mossa per ogni scacchiera, e si arriva anche a 10, 15, 20 scacchiere contemporaneamente, e normalmente questi grandi maestri vincono perché gli altri sono dei dilettanti o dei semiprofessionisti, non hanno questa passione esclusiva. Ora, l'applauso non è per noi qua, purtroppo, però ci rifaremo più tardi. Questa passione
per la matematica o per gli scacchi, è una forma di schiavitù che deriva anche in un certo senso da un lascito dei greci. I greci, popolo straordinario ma anche molto pericoloso, ci hanno lasciato un'eredità in qualche modo, come dire, sì, rischiosa. Cioè dire, fin dall'inizio della filosofia greca, non proprio dall'inizio, ma insomma da Parmenide in poi, diciamo, e la cosa è stata poi ripresa da Platone, i greci hanno considerato che ci sono due tipi di conoscenza. La conoscenza legata ai sensi, la vista, l'udito, il tatto e così via, legata al corpo dunque, e la conoscenza legata invece alla mente, alle idee, a quello che vive nello spirito, nell'anima, nella psiche. Ebbene, la prima conoscenza, quella legata al corpo, non è vera conoscenza, è una conoscenza illusoria che può servirci anche per vivere decentemente, ma non è la conoscenza della realtà vera, non è la conoscenza metafisica, mentre la conoscenza vera, quella che ci dice come è fatto veramente il mondo, è quella legata alla mente, allo spirito, alla psiche. Platone aveva delle idee molto precise, infatti aveva chiamato il mondo delle idee. Questo mondo delle idee è il mondo in cui vivono i concetti che poi, quando calano dal mondo iperuraneo sulla Terra, si corrompono, diventano delle pallide imitazioni di quello che c'è lassù. Quindi questa idea che ci sia qualche cosa che trascende la realtà materiale per diventare realtà spirituale, è stata poi ereditata dall'Occidente, perché per esempio il matematico, ma anche il fisico, si è sempre più allontanato dalla realtà tangibile, dalla realtà quotidiana, per dimostrare che le cose non stanno come sembra. Ora, questo fatto qui è un fatto abbastanza impegnativo, perché le persone, tra virgolette, normali, quelle che non fanno né fisica né matematica né giocano a scacchi, anche gli scacchi sono una forma di mondo delle idee piuttosto stravagante, questi credono che la realtà sia quella che vedete. Bene, noi non siamo qui in questo momento, potremmo essere in un mondo sublunare, in un mondo iperuranio, in cui le cose sono molto diverse. Questo fatto ha delle conseguenze importanti. Infatti è talmente forte il fascino di questa teoria che molti si lasciano prendere al laccio. No? Per esempio i matematici si lasciano prendere al laccio, come Wiles, come Fermat prima di lui, che era un dilettante, ma un dilettante di quelli di alto valore. Si lasciano prendere al laccio e in qualche modo condizionano la loro vita, subordinandola appunto a questa visione ideale. Uno di questi fu Leonardo Sinisgalli. Leonardo Sinisgalli, che fondò a metà del secolo scorso con altri, fondò la rivista Civiltà delle Macchine, e già il nome di questa rivista è tutto un programma, era matematico ma era anche un poeta. Questo in qualche modo lo salvò dall'ossessione schiavistica della matematica. E lui scrisse un libro molto interessante, una raccolta di saggi un po' disparati, di osservazioni, una specie di centone, che intitolò significativamente Furor Mathematicus, il furore matematico. Ecco, dal furore matematico vi vorrei leggere un passo che dice come lui, innamorato com'era della matematica e quindi pronto ad essere schiavizzato dalla matematica, riuscì in realtà a salvarsi. Mi resta un residuo secco e cocente di virginità perduta quando viene liberato dalla matematica. E viene liberato naturalmente da una donna, perché soltanto il potere delle donne riesce in qualche modo a contrastare questa schiavitù della matematica. Tutta la mia malinconia repressa, soffocata dalle squadre e dai compassi, dal calcolo degli infinitesimi, dalla ridda delle funzioni iperboliche, dalla teoria delle curve di secondo grado, dalla spirale logaritmica e dalla lemniscata di Bernoulli, dalle cuspidi dei flessi, la segnatura alta della vita tornava a galla. Cioè lui accantona tutte queste cose, qui c'è una specie di rassegna un po' istrionesca di quello che può essere la matematica, e tornava a galla.
tra le ali di qualche fantastica gallina curcia, che era la donna che in qualche modo, e lui la chiama gallina curcia. Non ci sentiamo mai così vivi come in questi giorni che acqua e vento restringono intorno al nostro corpo, come intorno a una sepoltura. Durante un inverno, stagione minerale e incorruttibile, come tutte le cose fredde, come la matematica, dunque perfette imitazioni di un vivere e morire inimitabili, in cui la negazione stessa della vita ne consente il prolungamento indefinito. Quindi lui contrappone la matematica alla vita, e in effetti quello che ci hai raccontato di Wiles è un po' paradigmatico, perché questo Wiles, che per 7 anni più 2, sforando poi dai 40 anni purtroppo per lui, non si dedica altro che allo studio e alla risoluzione di questo ultimo teorema di Fermat, insomma ci fa capire come si può vivere senza vivere. Ora, questo ideale di una vita astratta, di una vita lontana dalla vera vita, è in molti di quelli che fanno il lavoro cosiddetto intellettuale, non in tutti, per fortuna o per disgrazia, ma molti si allontanano sognando la vita esatta, sognando in qualche modo un modo di condursi che sia asettico, che sia privo di vita sostanzialmente. Pensate per esempio ai grandi pittori del Rinascimento, Piero della Francesca, che avevano scoperto la prospettiva, e la prospettiva per loro era il modo in cui si doveva vedere la realtà. E quindi i grandi quadri adottando la prospettiva, e quindi città vuote di uomini ma piene di monumenti perfetti, come se quella potesse essere veramente la visione del mondo. Ora, in seguito, attraverso i secoli, le visioni del mondo sono cambiate parecchio. Pensate per esempio come nel Novecento ci siano stati, pittori come Van Gogh, come Chagall, come Picasso, il cubismo, eccetera, eccetera, che hanno avuto del mondo una visione completamente diversa. Ora, se noi prendiamo una città e la svuotiamo degli esseri umani, la città diventa perfetta. Come sarebbero perfetti, come funzionerebbero bene gli ospedali se non ci fossero i malati? Come sarebbe bella l'università se non ci fossero gli studenti? O i professori. Esatto. Allora, voglio dire, però purtroppo, o per fortuna, ci sono anche gli esseri umani, i quali inquinano, i quali sono turbolenti, sono disordinati, ma questa è la vita. Cioè, bisogna dimenticare in qualche modo l'utopia della vita esatta, per accettare che l'incertezza, il caos, il disordine fanno parte della nostra vita di esseri umani. Ecco, come dice anche Sinis Galli, ma la casa deve essere piena di fumo, di odori, di peli di cane. Ma immaginate una casa senza un gatto, dice Sinis Galli. Non è una casa, no? Effettivamente, se ci pensate bene, tutti noi coltiviamo il sogno di una vita perfetta. Appena ho finito di fare questo lavoro, finalmente potrò fare quello che mi interessa. No, perché poi succede che ci saranno altre cose che ci porta via dalla libertà che noi sogniamo e che ci rende schiavi di un'altra necessità. Quindi da una parte l'ideale della vita esatta, dall'altra parte la vita vera, che non si concilia con quell'ideale. E noi siamo spesso combattuti tra l'uno e l'altro di questi aspetti e viviamo felicemente o infelicemente aspettando che quel giorno venga, come dice Kafka nel messaggio dell'imperatore, che quando l'imperatore sta morendo viene collocato al centro di una grande sala, tutte le pareti della reggia vengono abbattute, la città che lo circonda, la sterminata capitale che è cresciuta nei propri detriti, può assistere alla morte dell'imperatore, l'imperatore fa venire un messo, gli sussurra un messaggio, se lo fa ripetere per essere sicuro che il messaggio sia stato capito bene, e invia il messo a te, piccolo suddito sperduto nelle lontananze della campagna. E tu sei lì la sera, che sogni la vita e aspetti sempre che questo messaggero giunga alla tua porta e bussi per darti il messaggio dell'imperatore. Ma la città che lui deve attraversare è enorme e non ce la fa ad arrivare, perché ci sono i detriti, ci sono le barricate, ci sono le persone, ci sono le folle e così via. E tu però stai lì la sera e sogni il messaggio dell'imperatore.
Naturalmente questo racconto di Kafka ha a che fare con l'infinito, no? È una forma, come d'altra parte sono quasi tutti i romanzi di Kafka per l'appunto, no? Che sono non a caso incompiuti, no? È una forma di quello che viene chiamato il paradosso di Zenone, il fatto che per esempio voi non siete qui, no? Perché per essere qui avreste dovuto partire da casa vostra e fare tutto il percorso, no? Ma non è possibile che abbiate fatto tutto il percorso, perché prima avreste dovuto fare metà del percorso, no? E poi quando siete arrivati a metà del percorso avreste dovuto fare la metà rimanente, no? E poi la metà della metà della metà, no? E così via, no? E però questo è così via, no? Significa infiniti passi avreste dovuto fare. E quindi, poiché non ci sono, possiamo forse andarci a cena, no? Credo, io e te, no? Ma dobbiamo fingere, naturalmente, che voi abbiate superato il paradosso di Zenone. E questo dell'infinito, per esempio, è un'ossessione, una schiavitù che ha attanagliato i matematici appunto dall'epoca in cui è stata scoperta, non il paradosso in particolare di Zenone, ma l'idea di infinito. Un'idea che è molto confusa nella mente dei greci, perché agli inizi loro lo confondono con l'illimitato, no? L'aperon di chi era? Anassimandro, grazie. era appunto semplicemente quello, no? Senza confini, lo sconfinato, l'illimitato. Ma questo infinito è qualche cosa, no? Che attraversa la storia. I greci non vogliono diventarne schiavi e quindi che cosa fanno? Decidono che non c'è l'infinito attuale, c'è soltanto la possibilità di continuare a fare ancora un passo, no? Dopo quelli che abbiamo fatto, c'è solo quello che loro chiamano l'infinito potenziale. Ed è interessante che i religiosi hanno preso questa impossibilità dell'infinito attuale e che quindi permette di fare le cosiddette dimostrazioni per regresso all'infinito, cioè ci sono cose, no, che devono per forza esistere, perché se non ci fossero si potrebbe innescare un regresso all'infinito. I religiosi le presero e da questo dedussero l'esistenza di Dio, no? Per esempio San Tommaso riporta nella sua Summa, che voi probabilmente tenete sul comodino da letto di notte, no? È utilissima per addormentarsi la sera, naturalmente, no? Ci sono 5 dimostrazioni diverse dell'esistenza di Dio, tutte basate su questo stesso principio, che non c'è l'infinito e quindi non si può andare all'indietro all'infinito. Per esempio, una delle nozioni che San Tommaso usa di definizione di Dio è la causa prima, no? Noi abbiamo, per esempio, io ho un oggetto in mano, no? E questo oggetto è lì, ma non è che c'è sempre stato, no? Ha avuto una causa, no? Prima di esserci stato, e quella causa ha avuto un'altra causa, e quella causa a sua volta ha avuto un'altra causa, no? E così via. Ma se fosse possibile risalire nella catena delle cause all'infinito, allora l'infinito dovrebbe esserci. E poiché non c'è l'infinito, si può risalire solo un numero di passi finito. E quindi si arriva a qualche cosa che causa ciò che gli viene dopo, ma che non è causato da niente altro, dunque la causa prima viene chiamata. E le altre dimostrazioni sono tutte uguali, no? Cioè risalgono tutte a questo principio che non c'è l'infinito, no? E dunque non si può fare un regresso all'infinito. Ma verso il 1400 un cardinale di nome Nicola Cusano, che era un tedesco, in realtà si chiamava Nikolaus Krebs, incomincia a pensare che invece l'infinito attuale ci può essere, non è l'unico, anche altri, Duno Scoto, no? Quello è il momento, no? Verso la fine della scolastica, in cui si comincia a pensare che l'infinito attuale c'è. E i religiosi naturalmente non si preoccupano, prima Dio c'era perché l'infinito non c'era, no? E adesso a questo punto se c'è l'infinito quello è Dio, no? Dunque Dio c'è per un motivo esattamente contrario, va bene. Però ovviamente, no? Tutti pensano che l'infinito è unico, no? Ce n'è uno solo, ci può essere solo, è talmente grande, no? Che contiene tutto, no? Quindi deve essercene uno solo. E quello è per l'appunto Dio. Ma arriva l'Ottocento, arriva la seconda metà dell'Ottocento, un matematico di nome tedesco, di nome Georg Cantor, incomincia a studiare. Era russo di origine. Certo, no? E tra l'altro era cattolico, nonostante fosse tedesco, con un nome come Cantor, no? Che poteva far pensare appunto, no? A un'origine ebraica, no? Era un cattolico, incomincia a studiare l'infinito dal punto di vista matematico. E scopre, agli inizi
dimostra risultati, teoremi che vanno nella direzione che vi ho detto, che di infiniti ce n'è uno solo. Prende il più ovvio infinito, qual è? Quello dei numeri interi, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. Poi prende un infinito che sembra molto più grande, quello dei numeri razionali. Come voi sapete, i numeri razionali sono molti di più, perché tra 1 e 2, per esempio, c'è un mezzo, tra un mezzo e 1 no? C'è qualcosa di più, no? C'è 3 quarti, tra un mezzo e 0 c'è un altro numero razionale che è un mezzo, e si può continuare ad aggiungerne sempre altri, no? I numeri razionali sono affastellati, no? Accatastati in mezzo ai numeri interi. E allora uno può immaginarsi, dice, beh, ce ne sono molti di più, no? Però Cantor trova un teorema meraviglioso, no? E infatti è talmente meraviglioso che quando poi lo dimostra, scrive a un suo amico, no? E dice, lo vedo ma non ci credo, no? Perché sembra quasi strano che i numeri razionali siano tanti quanti i numeri interi. Brevemente, no, per dirvelo, che cosa fa per dimostrarlo? Beh, li mette tutti in fila, no? E come fa a metterli in fila? Beh, mette per esempio anzitutto, no, tutti i numeri razionali che hanno denominatore 1, cioè i numeri interi, no? 1, 2, 3, 4, eccetera. Poi mette in una seconda fila tutti i numeri razionali che hanno denominatore 2, cioè un mezzo, poi due mezzi, no? Tre mezzi, quattro mezzi, cinque mezzi, no? E così via. Poi mette nella terza fila quelli che hanno denominatore un terzo, e così via. E poi come fa a enumerare queste infinite file in un'unica fila? Parte dal primo, poi incomincia ad andare a zigzag, e facendo uno zigzag, no, sempre più grande, no, mette praticamente infinite file in un'unica fila. Grande teorema che va nella direzione di dimostrare che effettivamente, no, ci sono esattamente tanti numeri razionali quanti sono i numeri interi. E poi pensa, beh, i numeri razionali non sono la fine della storia. Per esempio, in mezzo ai numeri razionali ci sono numeri irrazionali, come quelli che avevano scoperto gli antichi greci. Per esempio la radice di 2 che misura la diagonale del quadrato, no, di lato 1, no, e così via. Quanti sono i numeri reali? Beh, sembra che a questo punto non sia difficile, dovrebbero essere lo stesso numero dei numeri razionali, no? Perché sono accatastati come loro, solo che ce n'è un po' di più. Pensa, no? E questa diventa la sua ossessione, no? Sapere quanti sono i numeri reali. E ad un certo punto, un giorno, dimostra un teorema che i numeri reali sono di più dei numeri interi e anche dei numeri razionali che erano invece dello stesso infinito di quelli. Trova che ci sono due infiniti, anzi in realtà poi dimostra che questo tipo di dimostrazione, questo suo ragionamento, gli permette di dire che non soltanto ce ne sono due, ma dato un qualunque infinito ce n'è uno più grande, no? E quindi di fronte ne ha infiniti quanti, e beh, non si può sapere, perché se ci sono tanti infiniti, no, uno potrebbe dire ce ne sono infiniti, ma bisogna sapere quali. E incomincia però a chiedersi, no, a farsi un problema analogo a quello del teorema di Fermat, che diventa il più famoso problema della matematica fino agli anni 60 di questo secolo, no? Quindi per un centinaio di anni, che si chiama il problema del continuo. È un problema di nuovo molto facile da enunciare, ma molto difficile da dimostrare, che dice, c'è un infinito piccolo piccolo che è quello dei numeri interi, poi c'è un infinito più grande che è quello dei numeri reali, ma c'è qualcosa in mezzo? Oppure quello dei numeri reali è l'infinito successivo, sube il secondo infinito in ordine di grandezza? Cantor non riesce a dimostrare questo teorema, che è quello che lui pensa, no? Che effettivamente non ci sia niente in mezzo e che quello sia il secondo, e è talmente ossessionato, talmente schiavizzato da questo problema che incomincia a entrare e uscire dal manicomio. La cosa diventa tragica effettivamente, no? Perché la cosa gli gira un po' strana. E nel frattempo, poiché, come ho detto, no, era cattolico, gli viene anche questo dubbio, dice, ma io ho trovato una teoria in cui ci sono tanti infiniti, ma prima mi dicevano i preti, no, mi dicevano i teologi che Dio era l'infinito, e adesso che ci sono tanti infiniti, beh, la cosa comincia a diventare imbarazzante, perché cosa significa? Che ci sono tanti dei, che c'è un politeismo, o addirittura un panteismo? Allora prende le sue carte e va a Roma, naturalmente dove? Al Santo Uffizio, no? Dove ci sono quelli che devono dare la risposta definitiva, no? A tutte le domande.
c'è un signore tedesco al Santo Uffizio, che non era Ratzinger naturalmente, no? Si chiamava Franzeling, no? Siamo nell'Ottocento, e Kant gli dice quello che è appunto il suo problema, no? Che l'avrà angustiato nei momenti in cui era in manicomio, no? E di dire: io ho trovato una teoria in cui ci sono tanti infiniti. Cosa devo fare? Cioè, questo va contro la vostra dottrina, sono un cristiano battezzato, no? Sono credente, no? E Franzeling gli dice: vale, ci dia un po' di tempo, noi abbiamo tempi biblici naturalmente, no? E quindi, no? Ritorni fra qualche anno. E dopo un paio d'anni, no? Lo mandano a chiamare, innanzitutto gli dice una cosa che poteva essere preoccupante qualche secolo prima, dice: faccio studiare questa cosa ai domenicani, che come voi sapete, no? Erano quelli che con l'inquisizione, no? Facevano, no? Poi imbastivano i processi. Dopo due anni Cantor viene convocato al Santo Uffizio e si siede di fronte al cardinale, il quale gli fa alcune domande, no? E gli dice: ma scusi, mi faccia capire bene, perché non sono sicuro di aver capito, no? Dunque, c'è anzitutto un infinito più piccolo di tutti, che è quello dei numeri interi, no? Dice: sì, sì. Lui l'aveva chiamato Aleph Zero, con un simbolo appunto, no, che arrivava dalla cultura ebraica, no, di cui forse i suoi antenati, no, conoscevano l'esistenza. E poi ce n'è uno successivo, poi ce n'è un altro dopo, e ce n'è un altro dopo, no, e così via. E il cardinale gli dice: ma tutti questi lei dice che sono infiniti? Sì, sì. Ma dice: ma al fondo che cosa c'è? E Canto gli dice: Eminenza, lei non è stato attento, perché ho appena detto, no, che ho dimostrato un teorema che qualunque sia l'infinito che noi consideriamo, ce n'è un altro più grande, non c'è niente al fondo, no? E dice: ma non è possibile, gli dice il cardinale, ci deve essere qualche cosa, no, che contiene tutto. E lui dice: ci potrebbe essere in teoria, ma ho dimostrato che quella cosa lì è contraddittoria, non può esistere, no? E il cardinale gli dice: quello è il nostro. No, quello è il nostro, no? Quello che è l'infinito assoluto, come si può chiamare. E allora gli dà un suggerimento, gli dice: guardi, lei torni pure a casa, no? Non c'è problema, no? la dottrina sta in piedi, perché c'è... però non chiami queste cose infiniti, no? Perché poi possono dar luogo a degli equivoci. Gli suggerisce di chiamarli in una maniera, no, che oggi sarebbe un po' equivoca, no? Gli dice di chiamarli transfiniti, no? Dice che vanno oltre infinito, ma senza essere infiniti. E la cosa meravigliosa, no, è che oggi noi in matematica questi infiniti li chiamiamo cardinali, no? Perché appunto si chiamano infiniti cardinali. E questa di nuovo, no, è la storia, no, di una grandissima successione, che poi è costata carissimo, perché a Cantor, perché agli inizi, l'ho detto, è entrato e uscito dai manicomi, è potuto andare, no, al Santo Uffizio, no, a farsi, non dico processare, ma perlomeno visitare, no, eccetera. Ma poi alla fine, no, è completamente uscito di senno, ha cominciato a scrivere opere nelle quali secondo lui, no, e questa era una cosa che non era soltanto lui che diceva, ma comunque, no, che le opere di Shakespeare per esempio erano state scritte da Bacone, no, ha scritto libri al proposito, no, ha cominciato a diventare come quei pazzerelli, no, che scrivono libri, no, senza nessun senso, no, e che però cercano di seguire, no, un loro filologico ormai completamente perso, no, nelle nebbie della pazzia. Quindi a volte la schiavitù può veramente, no, rovinarci la vita, no, al punto, no, da farci uscire completamente di senno, e anche la schiavitù dei numeri può fare effettivamente questo. Quindi... Posso solo dire una cosa, perché... il fatto che ogni volta che qualcuno, uno di noi due parla, qualcuno se ne va, no? mi ricordo che è già successo altre volte, no? Quando un'estate, credo che fosse il conte Esterhazy, no? Che aveva al suo seguito, diciamo così, no? Sul suo libro paga un musicista come Haydn, no? Se li portava in campagna, no? E loro dovevano andare, tutta l'orchestra, no, ad allietare le feste, no, del conte, e poi alla fine della stagione ritornavano, no, per l'appunto, no, nella città di provenienza. E un anno però, non si sa come mai, no, questa estate continuava a durare a lungo, no, ormai le foglie erano cadute dagli alberi e il conte se ne rimaneva lì, no. Solo che come si fa a dire a un conte che ti paga, tra l'altro, che ti dà lo stipendio, no, che forse sarebbe il caso di ritornare, no, a casa.
E allora Haydn disse, vabbè, ci penso io, no? E allora scrisse una sinfonia che si chiamava la Sinfonia degli Addii, no? Les Adieux, come oggi viene chiamata, no? Ma la cosa interessante, perché all'epoca, no, naturalmente, vabbè, le sinfonie le suonavano le orchestre, ovviamente, no? Ma gli orchestrali avevano bisogno della luce, non c'era la luce elettrica, no? Quindi c'erano i leggii con le candele, no? E allora questa sinfonia procede secondo i classici quattro movimenti che tra l'altro Haydn aveva inventato come forma, no? Della sinfonia, e nell'ultimo movimento, no? Movimento si sviluppa, poi però ad un certo punto, no? L'ultima fila dei musicisti, no? Finisce di suonare, no? E mentre gli altri continuano, no? Si alza questa fila, tutti soffiano, no? Sulle candele e se ne vanno. Poi si va avanti un pochettino, la penultima fila, no, di questi musicisti finisce, no, si soffia sulle candele e se ne vanno. E così via, no, fino a quando non rimane il primo violino da solo che fa l'ultimo brano, no, soffia sulla candela, se ne va, no, e sembra che il conte capì l'antifono, no, e se ne andò a casa. E questa sera potete fare esattamente lo stesso, man mano ve ne state andando fila per fila, no, quando rimane il primo violino, che è lei naturalmente che registra, no, queste nostre parole, noi capiamo l'antifona e ce ne andiamo a fare la cena. Naturalmente saranno presi i nomi di coloro che se ne vanno anzitempo. No, ormai bisogna prendere quelli che rimangono, perché gli altri sono già andati. Ma noi abbiamo incaricato i carabinieri fuori. Sì, in effetti la questione di Cantor è esemplare, perché giocare con questi infiniti, con questi concetti un po' ai limiti della nostra comprensione, perché sapete, ci sono delle cose che sappiamo, delle cose che non sappiamo, e poi ci sono anche delle cose che non sappiamo neppure di non sapere. Certo. E questa è la cosa più inquietante, no? Perché quando si parla di matematica, quando si parla di fisica, soprattutto di fisica, no? Perché oggi si parla di materia oscura, di energia oscura, eccetera. Tra l'altro sembra che abbiano individuato un po' la materia oscura, quindi questo sarebbe il terzo colpo del millennio, quindi prima il bosone di Higgs, poi le onde gravitazionali e adesso sembra la materia oscura, che è gran parte del... noi conosciamo soltanto il 5% di quello che è contenuto nell'universo sostanzialmente, e anche su quello non abbiamo le idee chiarissime. Comunque giocare con questi concetti è un po' pericoloso, specialmente se ci si mettono di mezzo anche i colleghi. Perché quando Dio si propose di creare l'essere più nobile, più bello, più simpatico, più decente del mondo, creò il professore universitario. Quando decise di creare l'essere più ignobile, più schifoso, più terribile, più odioso, creò il collega. Ora, i colleghi di Cantor erano terribili, perché Cantor giocava con queste cose che oggi noi consideriamo molto importante, la teoria dei numeri transfiniti è qualcosa di solidamente stabilito, ma a quel tempo era una novità assoluta, e quindi o lo prendevano in giro dicendo sei pazzo, in realtà un po' pazzo lui era o era diventato, oppure lo denigravano apertamente nei convegni, all'università e così via, e lui ne soffriva moltissimo. D'altra parte, torniamoci qui con le schiavitù dei numeri, ci sono poi le schiavitù dei numeri degli ingegneri, perché uno dice... Ma vedete, sì, i politici parlano tanto, però andiamo sul sodo, vediamo i numeri, come stanno i numeri? Perché i numeri sono la realtà. Beh, i numeri in realtà vanno interpretati, perché dare dei numeri è come dare i numeri sostanzialmente, cioè non c'è molto fondamento, e quindi anche quella è una schiavitù dei numeri sostanzialmente. Poi ci sono le schiavitù del collezionismo. C'è nel 1700 c'è un padovano, un certo Bioli, che scrive un libro intitolato Del furore d'aver libri. Abbiamo sentito prima Furor Mathematicus di Sinis Galli. Beh, il furore di aver libri è una cosa bellissima. Ci sono dei collezionisti, dei bibliofili, anzi bibliomani, che collezionano libri fino a far crollare le case dove abitano per il peso dei libri. Ecco, quindi la collezione e il collezionismo sono delle cose che possono travalicare nella schiavitù. Per acquistare un quadro, una moneta, un francobollo, un mobile raro, c'è qualcuno che non è d'accordo. Si può arrivare al delitto, come nella commedia di Ionesco, La Leçon, dove c'è questo signore
che impartisce lezioni alle fanciulle che vogliono fare la libera docenza totale, ed è ammonito dalla sua domestica che dice: professore, stia attento, non insegni la filologia, perché la filologia conduce al delitto. Non so se ci siano dei filologi qua, ma stiano attenti. Ecco, anche il collezionismo può condurre al delitto, e questo per esempio si vede in alcuni romanzi, si vede in alcuni film. Non trascuriamo l'aspetto letterario, perché ci sono nella mente, nelle creazioni artistiche, molte illuminazioni relative alla schiavitù. Per esempio, ogni passione può travalicare nella schiavitù, ogni vizio capitale, accidia, avarizia, lussuria, gola, cioè, può travalicare in una schiavitù. Chi non è schiavo, per esempio, del cibo, nel senso che che mangia troppo o che mangia troppo poco? Adesso si avvicina l'estate, no? Tutte le signore saranno in fibrillazione perché devono fare la prova costume, e allora diventano schiave di questa moda che vuole tutte le donne esili come fuscelli, come usciti da quei campi di sterminio che non vogliamo nominare. Insomma, noi siamo soggetti a una schiavitù che deriva anche dall'omologazione, dalla moda, dalla concezione che soltanto confondendoci in una massa noi possiamo avere la nostra personalità, quando è proprio il contrario. Ecco. Quindi ci sono degli aspetti interessanti anche fuori dei numeri strettamente detti. Un'altra schiavitù che mi va di nominare è la schiavitù della superstizione. Ah, questo è bellissimo, interessantissimo, no? Ci sono quelli, gli uomini razionali, quelli yuppie, che una volta si chiamavano yuppie, che girano in giacca e cravatta con la borsettina tutta affilata, che sono sempre per l'appunto ben pettinati, azzimati, magari hanno un bel paio di occhiali, che la mattina però leggono l'oroscopo e seguono l'oroscopo, perché dicono: beh, io non ci credo, però non si sa mai. Quelli che se si rompe uno specchio temono di avere dei guai per 7 anni, quelli che se si rovescia il sale dicono: oddio, si è rovesciato il sale, chissà cosa mi toccherà, quelli che vedono passare un gatto nero cambiano strada, ecco. E tutte persone razionalissime che magari nella vita hanno un grande successo. Ci sono naturalmente delle ragioni ancestrali per questo tipo di superstizioni. Per esempio il fatto che rompere uno specchio sia foriero di guai deriva probabilmente dal fatto che gli uomini primitivi, vedendo la propria immagine riflessa nell'acqua, se l'acqua veniva turbata, vedevano la propria immagine, cioè l'altro, se stesso, andare in frantumi. Il sale era un bene prezioso, tant'è vero che il sale veniva usato come moneta per pagare i soldati, si chiama il salario è proprio, diciamo, pagato in sale, che era un elemento molto, molto importante. Quindi distruggere o far cadere il sale poteva essere molto dannoso. Tuttavia questo non toglie che ci sia nella superstizione un fondo di schiavitù che ci lega a queste pratiche, no? Passare sotto una scala è pericoloso e non lo si deve fare, certo, perché si può cadere qualcosa in testa più facilmente che se passi fuori dalla scala, ecco. E poi ci sono gli iettatori, come mi piacciono gli iettatori, perché sono delle figure straordinarie. Pirandello scrisse una commedia intitolata La Patente, dove c'è Rosario Chiarcaro, che era proprio la figura dello iettatore. Voglio leggere la descrizione che ne dà Pirandello. E per caso qui? Sì, me la sono portata, non so per quale motivo, ma insomma me la sono portata. Allora dice, ah, puoi cominciare qualcosa di martedì o venerdì, numero 13, numero 17, eccetera, eccetera, i marinai che non devono uccidere l'albatro, se no capita come nella ballata del vecchio marinaio di Coleridge, che l'albatro rimane inchiodato al petto del marinaio che l'aveva ucciso. Lo trovo, ecco. Dice Pirandello di questo Rosario Chiarchiaro: Rosario Chiarchiaro si è combinata una faccia da iettatore che è una meraviglia a vedere. Si è lasciato crescere sulle cave gote gialle una barbaccia ispida e cespugliata. Si è insellato sul naso un paio di grossi occhiali cerchiati d'osso che gli danno l'aspetto d'un barbagianni. Ha poi indossato un abito lustro, sorcigno, che gli si gonfia da tutte le parti, e tiene una canna d'India in mano col manico
di corno. Ecco, quindi vedete già questa figura qui. E cosa fa questo chiacchiero? Va in tribunale perché vuole la patente di iettatore. Siccome tutti lo considerano iettatore, certo, e hanno paura di lui, svicolano, e lui ovviamente e la sua famiglia ne soffrono le conseguenze perché non ha più rapporti sociali con nessuno, va nei negozi, lo scansano, non lo servono e così via. Allora va in tribunale e dice: io voglio la patente, perché se mi date la patente io, dichiarato iettatore ufficialmente, posso chiedere un obolo per coloro che non vogliono essere sfortunati vedendomi passare per strada. Attualmente il tribunale è estremamente sconcertato, come si fa a dare la patente di iettatore, però alla fine insomma gliela danno e lui riesce a campare di questo, e questo mi sembra una storia estremamente istruttiva per coloro che non sanno come sbarcare il lunario. Se ne vanno. Piano piano i violinisti si allontanano, i contrabbassisti eccetera, ma poiché vedo che ovviamente siamo andati abbastanza avanti, io brevemente volevo concludere quello che poi naturalmente se ci sono domande ricominciamo da capo, certo. Cioè sul fatto che una schiavitù che in parte abbiamo già accennato, alla quale abbiamo già accennato, ma che è rimasta un po' in sottofondo, è la schiavitù della razionalità. Potrebbe sembrare quasi un controsenso, perché la razionalità è esattamente quello che dovrebbe liberarci, no? Eppure a volte può diventare veramente eccessiva. Quindi io non vi racconto la storia di quel personaggio che adesso cito, perché tutti la conoscete, o perlomeno è stata raccontata, no? In un famoso film che si chiama Beautiful Mind, ed è la storia di John Nash, no? Di questo matematico che ha avuto agli inizi della sua carriera, negli anni 50, delle intuizioni straordinarie che l'hanno portato vicino alla medaglia Fields, e che poi alla fine della sua carriera gli hanno fatto, e della sua vita anche, perché è morto proprio in quell'occasione, gli hanno fatto vincere il premio Abel che ho citato prima a proposito di Wiles, e che si chiama appunto John Nash, che è tornato dalla cerimonia di consegna del premio Abel e in un incidente nel percorso dall'aeroporto a casa sua a New York, è morto insieme alla moglie. Io ho avuto la fortuna, anche in realtà l'onore, no, di conoscerlo bene, perché l'abbiamo invitato spesso in Italia ai festival di matematica, e Nash, a parte i suoi problemi di schizofrenia, che quello insomma ci può essere schiavi, no? Cioè, lo si è, ma è una malattia, no? E quindi naturalmente arriva dal di fuori, era in realtà schiavo della razionalità. Ricordo benissimo il giorno che l'ho conosciuto tramite un amico che avevamo in comune, e io lo volevo intervistare per Repubblica, e questo amico mi aveva detto: ma insomma è molto difficile, si lascia intervistare, no? Perché è un tipo strano, no? Così, però posso provare a fartelo incontrare. E me lo fece incontrare all'Institute di Princeton, che è un po' una specie di tempio del sapere mondiale, dove ci sono questi professori pagati solo per essere lì, non devono fare niente, non bisogna disturbarli, non devono insegnare, eccetera, nella speranza che gli vengano le idee. Naturalmente all'epoca, cioè, quando poi questi ci vanno, no, in questo istituto, non fanno più niente, no? Perché mi raccontava per esempio Tullio Regge, no, che è stato professore giovanissimo, credo aveva 29 anni, no, all'Institute di Princeton, che quando arrivò la prima volta gli telefonò un famosissimo matematico che si chiama André Weil, di cui nessuno probabilmente conosce il nome, ma che era il fratello di Simone Weil, di cui tutti invece conoscono il nome, no? E lui insomma era come parlare come se non con Dio, ma come era, perlomeno con un cherubino, un serafino, no? Perché era uno dei grandi matematici, no? del metà del Novecento. E questo signore gli telefonò e gli disse: professore, le devo parlare un momento, no? E lui disse: benissimo, andremo, questo mi propone un problema, no? Facciamo un lavoro insieme, no? Eccetera. E quando è arrivato, no, gli dice: sa, il suo arrivo è molto importante, no? Perché noi qui stiamo cercando di mettere una macchinetta del caffè, no? Ma ci vuole la maggioranza, no? E quindi questo era semplicemente un voto, no? Che arrivava. Questo è quello che succede, no? Anche ai grandi matematici che stanno lì. Ma comunque, eravamo a Princeton, no? E quindi io mi presento, no? Avevo uno zainetto, no? Con me, no? Lui aveva una borsa, no? Poi era un tipo con un senso dello humor suo, naturalmente, però ovviamente si vedeva che aveva avuto questa vita travagliata, nella quale tra l'altro aveva sofferto
interessato moltissimo, perché poi mi raccontava per esempio che gli facevano delle cure, no? Che erano semplicemente, no? degli shock insulinici che gli provocavano praticamente, no? Una specie di coma, no? Appunto un coma insulinico, che lui chiamava torture semplicemente, no? Quindi era stato appunto una vita di questo genere. E allora gli dico, ma possiamo andare a mangiare, no? E lui dice, sì sì, adesso andiamo a mangiare, ma devo mettere da qualche parte questa borsa, no? Ma io dico, vabbè, la metterà dove vuole, no? E dice, ci sono varie possibilità, no? Cioè, dunque, anzitutto la possiamo lasciare, no, al portiere qua dell'istituto, no? Però io ho anche no, un amico che sta sopra, no, in biblioteca, no? E che potrebbe tenerla, no? Oppure me la porto dietro, no? E io stavo a ascoltare, dico, vabbè, adesso deciderà quale. E però era bloccato come l'asino di Buridano di fronte a queste alternative. Allora io, per sbloccare la situazione, dico, io la mia borsa la lascio al portiere. Lui dice, sì, tu, però io, no, ho queste, no, queste possibilità. Poi andiamo a pranzo, no, appunto, no, alla mensa, no, dell'istituto, no, e lì è stata una tragedia, perché c'era il menù, no, naturalmente. E dice, ma questo fa male, no, al colesterolo, no? E quest'altro invece, no, mia moglie dice che non devo esagerare con questo, ma è tutto così nella sua vita. Un'altra volta, per esempio, sono andato a trovarlo in America, perché stavamo facendo una serie di DVD sulla scienza per Repubblica, che poi abbiamo fatto, no? E lui aveva accettato di farne una, no? E quindi è venuto a prendermi all'aeroporto, no? Ma meglio, alla stazione dei treni, no? Da New York si va a Princeton, no? E poi a Princeton c'è questo trenino che arriva, è arrivato con la sua macchina, quindi un grande onore, no? Guidato da John Nash, con un cappellino di lana, no? Eccetera, e ogni cosa che faceva me la diceva prima, dice, adesso parto, ok, dice, metto in moto, dice, adesso arrivo, non mi fermo perché c'è il rosso, no? Ed è tutto così, no? Poi ho parlato con dei medici che mi hanno detto che questo è abbastanza tipico degli schizofrenici, perché è una procedura, no, che in qualche modo tranquillizza, no? È dichiarativa, no? Dico quello che sto per fare, no, di modo che poi dopo, no, perlomeno, no, so che lo farò. Ma il motivo per cui sto raccontando queste storielle, no, è perché ad un certo punto, il primo festival di matematica in cui l'abbiamo avuto, abbiamo fatto un'intervista pubblica, no, in cui c'erano migliaia di persone, no, così, no, ed era una cosa abbastanza strana, perché insomma, lui in genere appunto non le dava nemmeno ai giornalisti, lo immaginiamo, di fronte al pubblico. E qualche giorno prima io gli avevo detto, mi raccomando, non dia interviste, no, a nessuno, no, perché non vogliamo rovinare la sorpresa, era l'ultimo evento del festival. Però una mattina mi chiamano alla radio, Radio Trescenza, che faceva il collegamento diretto, no, tutte le mattine, no, e mi dicono, non potresti portarlo qui qualche battuta soltanto, no? E allora gli dico, professore, dovremmo andare a fare un'intervista alla radio. E lui mi dice, mi è stato proibito. E dico, sì, ho capito, ma gliel'ho detto io però che l'avevo proibito. Non è che fosse... Però lui aveva ormai, no, catalogato, diciamo, quest'ordine, l'ho dimenticato da dove arrivano, e bisognava seguirlo. Ma comunque, sul palco quella sera, no, ad un certo punto io parlo con lui, no, e dico, ce l'ho sotto mano, no, un uomo che è stato matematico ed è stato anche pazzo, proprio letteralmente, no, schizofrenico, e gli chiedo incautamente, no, gli dico, lei pensa che ci sia qualche legame, no, tra la matematica, no, e la pazzia, no? E lui serissimo mi risponde, no, non ce n'è. Però ce l'è fra la logica e la pazzia. Ora, notate che io sono un logico, no? Quindi la cosa, no, non ho capito bene, no? Se era, no, un modo, no, di dire, perché lui poi poteva anche fare queste cose. E però poi ha cominciato a dire, no, esattamente quello che dicevi tu prima, no? Perché dice, la matematica, tutto sommato, no, è qualche cosa che si applica al mondo esterno, quindi non può essere così lontana, è una forma astratta di linguaggio e di sguardo che noi poniamo sul mondo esterno, ma poi ha queste applicazioni. La logica, invece, no, è qualcosa di autoreferenziale, non è un caso che l'autoreferenzialità sia uno dei centri proprio dello studio di coloro che fanno della logica appunto la loro professione, ed elenca appunto alcuni nomi di coloro che in realtà poi sono diventati pazzi essendo logici. E allora cita Georg Cantor, che abbiamo citato prima, no, quello che studiava gli infiniti, cita Gödel, che è stato il più grande logico sicuramente della modernità, forse della storia, comunque insieme ad Aristotele, no? Quindi per dire, no, il tipo di levatura. Goethe, che si è lasciato morire alla fine della sua vita, no, di fame,
perché temeva che gli potessero dare del cibo avvelenato. Questo è anche molto interessante, no? C'è un logico di questo genere che non mangia perché teme di morire perché gli danno cibo avvelenato e dunque muore perché non mangia, no? E così via, no? E soprattutto, no, mi dice, e poi ce n'era uno di cui non dico il nome, no? Mi dice lui, che poi invece era, poi, l'ho capito in seguito, Church, no? Un altro grande logico, no? E mi dice lui, per esempio, no, era completamente pazzo, no? E aveva due sintomi, no, tipici delle persone che sono pazze, no? E mi dice questi sintomi, no? E il primo sintomo è abbastanza possibile effettivamente, dice, parlava sempre con se stesso ad alta voce, no? E questo in effetti è una cosa, no, che già un po', no? Oggi poi però non sappiamo se uno ha l'auricolare o no, no? Molti danno l'impressione, no, di essere di quel genere. E il secondo motivo, no, detto da Nash, no, dice, e poi quando si andava ai party, no, al tè, no, delle 5 del venerdì sera, no, si mangiava tutti i dolci. Ora dico, ma non mi sembrava un motivo di pazzia questo, no? Chissà come mai, no? Nella sua mente, no, il fatto di mangiarsi tutti i dolci era non seguire una regola, no? Che dice che devi mangiare 3,5, per esempio, no? O 5, qualcuno te lo deve dire. E la schiavitù della razionalità, no? Porta effettivamente, no, a questi eccessi, no? Che sono, finché uno li controlla, no? Rimangono nell'ambito della logica, no? E permettono di fare un'onorata carriera, o disonorata anche, ma comunque non una carriera. Ma quando poi si spingono all'eccesso, no, diventano paranoie, per esempio, no? Diventano comportamenti compulsivi per l'appunto, no? E quindi il risultato di tutto questo, no, è che effettivamente le schiavitù sono sempre negative, anche quando a volte, no, a priori, no, si potrebbe immaginare che invece potrebbero essere positive, perché la razionalità perlomeno in certi ambienti, no, viene considerato, no, come qualcosa appunto di positivo. Direi facciamo domande, sì, facciamo fare domande, sì. E ora il primo violino e i due o tre rimanenti, no? Se volete fare domande, vedo che c'è una signorina con un microfono in mano, appunto, che può... Che... Prima di andare prima di andare via vuol fare qualche domanda, eccola. Ma prima di andare via però, la logica deve trionfare. Ecco, sì. E beh, allora, complimenti per ciò che avete detto, complimenti per le dimostrazioni, ci avete anche divertito. Volevo fare una domanda. Il professore, scusa, quello che... come si chiama? Longo. Ecco, il professor Longo diceva che noi abbiamo capito il 5% della natura. Io mi chiedevo, in una curva gaussiana, capire il 5% di un fenomeno e non averlo capito. Per cui io ritengo che voi abbiate una grande fede nella scienza. Io, per esempio, pensavo di essere credente, ma se non riesco a parlare con un altro senza il cellulare, vuol dire che non ho nessuna fede. Ma io oggi ho sentito una grande fede, la fede nella scienza. E tante volte anche nella medicina, per esempio, si rischia di credere forse troppo e ovviamente di non fare i medici di se stessi. Ecco, quindi io vorrei sentire appunto la vostra opinione su queste idee. Beh, spesso la fede nella scienza è un auspicio, una speranza e a volte è anche una disperazione. Perché sapere il 5%, come dice giustamente lei, significa, detto in termini non eleganti, aver capito poco. Ecco, gli scienziati dicono no, noi abbiamo capito il 5%, il 5% è già qualche cosa. E poi la scienza non si pone mai il problema di dire questo non lo capiremo. Quello che una volta si chiamava ignorabimus, la scienza non lo accetta. Uno dei postulati, diciamo, metodologici della scienza è che prima o poi i misteri saranno risolti, gli enigmi saranno svelati e quindi lo scienziato non si arresta, cioè a far arretrare sempre più il limite dell'ignoranza. Ecco, questo è il, come dire, la fede implicita della scienza. Però naturalmente, siccome siamo esseri umani e pecchiamo di logica, pecchiamo di schiavitù e pecchiamo di tante cose, diciamo,
non è che la fede in qualche cosa sia meglio della fede in un'altra cosa, insomma, tutto sta a vedere come uno è contento con se stesso. Ecco, anche la fede nella medicina molte volte è giustificata e molte volte non è giustificata. Come diceva Italo Svevo di fronte ai medici, poi a suo tempo c'era la mania di tutte queste cure, nasce l'omeopatia, ci sono le scariche elettriche, ci sono le fienagioni, ci sono i bagni marini, eccetera, eccetera. C'era, le terme erano diventate il tempio della salute, tra virgolette, no? Tutti si curavano nei modi più strani. E Svevo, che seguiva anche lui queste cure con sua moglie, andavano spesso alle terme a curarsi, eccetera, eccetera, dice, sì, però la medicina termina sempre con un fiasco, perché gli esseri umani poi prima o poi muoiono. Questo però non ci deve esimere dal fatto di farli vivere un po' meglio finché vivono. Ecco, quindi diciamo, le cose sono sempre più complesse di quanto non si possa immaginare. Qualcuno ha qualche risposta invece di qualche domanda? Oppure quelli che dovevano fare le domande sono già andati via. Sono andati via perché sono sbagliati. Cioè. Bene, a questo punto c'è qualcuno? Ah. Più che altro per rimanere in tema, sono rimasto schiavo di una curiosità. Ma la borsa poi dove è stata lasciata? Sa che devo dire la verità che non mi ricordo il fatto, ma non so se poi alla fine ha deciso di lasciarla da qualche parte o se l'è portata dietro, quindi non saprei. Però effettivamente lui era sempre così, no? Mi ricordo una volta che al Festival di Matematica, un altro di questi festival, era venuto un musicista, un jazzista che si chiama Anthony Braxton, che io volevo intervistare perché i suoi dischi, no? Invece di riportare dei titoli di canzoni, no? o di brani, no? Riportavano delle formule che sembravano delle formule chimiche, no? Cioè, allora volevo capire cosa c'era dietro. E quindi organizzammo l'intervista naturalmente tramite manager, e così via, no? e quella sera io sono andato col mio registratore, no? Eravamo un paio di persone, no? E bussiamo alla porta del camerino, no? E ci apre il manager che ci fa no, dice questo ormai si è fatto di tutto quello che doveva farsi, no? E non è più in grado, no? di dare l'intervista, no? Vabbè, io quindi non ho fatto l'intervista. Allora la sera, mentre eravamo in un pulmino che ci portava tutti all'albergo, c'era Nash di dietro, no? Al fondo, no? Stava partecipando alla conversazione, io ho raccontato questo episodio, no? E ho detto che strano, no? Questo musicista, no? Cioè, capisco, no? che si possa fare, no? di quello che vuole, i musicisti in genere lo fanno, eccetera. Però ho detto, no? E anche, no? Un professore, no? All'università, no? Insegnava, no? Teoria di qualche cosa, no? E si sente la voce di Nash dal fondo che dice sempre diffidare di un musicista che è anche professore, no? Cioè, aveva sempre queste strane osservazioni, no? Che non si capiva mai bene se erano serie, no? Se invece le dicevano con il gusto del divertimento, così. Ma visto che ho il microfono in mano, volevo solo aggiungere magari qualcosa alla domanda precedente, perché io non so, no, che cosa succede nella scienza, no? Ma sicuramente l'atteggiamento che tu hai detto, no, non è quello dei matematici, i quali non soltanto sanno che non si può sapere tutto, no? O dimostrare tutto, perché poi in matematica si sa ciò che si dimostra, no? Ma sanno che ci sono verità indimostrabili addirittura, no? È quello che ha dimostrato Gödel, che ho citato prima, no? Quello che si è lasciato morire, no? Per non essere di fame, per non essere avvelenato. E molti anni fa io poi mi diverto ad andare a conoscere persone, no, che facendo la mia vita normale non potrei conoscere. Allora sono andato a intervistare il senatore Andreotti, no, che ovviamente era lì da prima che io nascessi, no, al potere, no, ed era ancora lì, no, e come diceva Benigni, no, era già uno del Consiglio degli Anziani, no, di Firenze, all'epoca di Dante, no, e così via. No. E allora sono andato a chiedergli che cosa ne pensava del teorema di Gödel, no, e lui mi ha detto, è interessante, no, perché lui mi ha detto, non so che cosa dica, glielo dico in parole povere, no? E dico, no, il teorema di Gödel dice che ci sono verità indimostrabili. Era il momento in cui Andreotti era sotto processo, no? Per questione di mafia, no? E ha capito subito, è stato interessantissimo, no? Perché mi dice, cosa significa verità indimostrabili? Che si sa, no? E non c'è la prova, no? Dico, cioè, proprio quello, no? E lui dice, una volta noi avevamo nel codice civile, no? Di procedura civile, la soluzione per insufficienza di prove, no?
E lui dice, l'abbiamo tolta, no? Perché questa è un'assurdità, no? Assolvere qualcuno per insufficienza di prove, come dire, io lo so che tu sei colpevole, ma non sono riuscito a incastrarti, ma lo scrivo che sei colpevole, dentro una sentenza, no? E questo è veramente, no, qualche cosa che non si può fare, no? È un approccio fideistico. Mi stupisco, per esempio, che l'altro giorno, non so se qualcuno l'ha visto, no, ieri o l'altro ieri, credo, due giorni fa forse, su Repubblica.it, sul sito di Repubblica, c'è stato un programma, diciamo, di un'ora di Saviano, no? Che parlava di coloro che sono stati censurati nel corso della loro vita, no? Che hanno detto cose che non era corretto dire, no? Che quindi hanno avuto difficoltà, e ha citato Pasolini, no? E diceva, no? Interessante, diceva, perché Pasolini è uno dei miei miti, dice Saviano, no? E soprattutto, no? Molti se lo ricorderanno, gli scritti corsari, no? le lettere luterane, no? E così via. E dice, a me, dice Saviano, no? La cosa che piace di più di Pasolini ancora oggi, no? E quell'accusa che ha fatto alla Democrazia Cristiana, no? Che era una specie di j'accuse alla maniera di Zola, che dicevano, cominciava dicendo io so, no? E il motto di Pasolini era, dice, non ho le prove, non ho nemmeno indizi, ma so. Ora questo per me è fa venire la pelle d'oca, no? Perché cosa significa dire so qualche cosa di cui non solo non ho le prove, ma non ho nemmeno degli indizi? È esattamente, no, quello che il teorema di Gödel dice, ci sono delle verità, certo sappiamo che qualche cosa è vera, ma se non possiamo dimostrarlo, no, questo è un approccio fideistico, no, che in matematica può anche andare bene, ma se qualcuno vuole giudicare qualcun altro, no, e ti dice io so che cosa hai fatto anche se non ti ho incastrato, no, ti condanno per insufficienza di prove, no, questo non va bene, no, e i matematici appunto da questo sono vaccinati, proprio da questo teorema. Dal sapere, oggi tra l'altro si sa anche di più di quello che Gödel aveva dimostrato agli inizi, si sa che, se voi l'hai parlato della gaussiana per esempio, se voi prendete nel cesto, diciamo così, delle affermazioni matematiche una proposizione a caso, no? La probabilità, no, che quella sia una di quelle verità che non sono dimostrabili, no, è 1. Ora è chiaro che probabilità 1 non vuol dire certezza quando lo spazio è infinito, no? Però, no, vuol dire che la maggior parte delle cose che noi possiamo dire, no, enunciare, le congetture di cui parlavo prima, Fermat, no? E così via, no? L'ipotesi del continuo di Cantor, no? E così via, e beh, le cose che noi possiamo enunciare, la maggior parte di queste sono cose che non potremo mai sapere perché non si riesce a dimostrare. Tra l'altro, tra parentesi, l'ipotesi di Cantor è stata risolta, tra virgolette, proprio in questo modo. Cioè si è scoperta che ci sono universi in cui è vera, no? Matematici, e universi in cui è falsa, no? Quindi è indecidibile, non si può dimostrare all'interno, no, delle teorie. Un postulato ulteriore, cioè... Beh, certo, se uno mette una verità come postulato, dice questo è vero per definizione, va bene, no? Però i matematici non procedono così. Russell diceva nel suo libro Introduzione alla filosofia matematica, diceva questo è ha molti vantaggi, dice, no? Sono gli stessi vantaggi del furto nei confronti del lavoro onesto. Certo che è come rubare, no? Dire questa cosa è vera per definizione, perché lo dico io, no? Quindi i matematici sono vaccinati, diciamo, no? Nei confronti di questa ignoranza. E allora uno può dire, ma allora cosa fanno se non potranno mai sapere tutto? Ma questo è un atteggiamento sbagliatissimo, no? Il fatto di voler sapere tutto. Einstein diceva che il vero miracolo della scienza, no? È che in realtà riesce a spiegare qualcosa. Cioè che in confronto o di fronte a questo mondo caotico in cui tutto sembra essere appunto, no, senza regole, senza leggi, no, riuscire ogni tanto, no, a trovare un barlume, no, di razionalità, no, esprimerlo attraverso una legge fisica, eccetera, quello è il miracolo. No? Mentre invece molti pensano che Dio stia nelle cose che la scienza non dice, no, e dunque lì c'è bisogno, no, di fare appello per esempio appunto all'intervento divino, perché quello non si sa. Ma perché non sanno effettivamente che la scienza sa pochissimo, no? Ora il 4% è solo, no, il tipo di materia naturalmente che ci sta di fronte, eccetera, ma io sto parlando proprio di ciò che si sa al proposito. E dobbiamo convivere, no, con questa ignoranza. Deve convivere, è stato pubblicato di recente un libro di un amico carissimo, Mauro Ceruti, che è intitolato La fine delle certezze, e noi dobbiamo rassegnarci a vivere in un mondo incerto, mentre psicologicamente, così mi dicono, noi siamo portati verso le certezze, noi vogliamo chiarire ogni dubbio, no? Mi ricordo Gadda,
a proposito di sapere tutto, no? Beh, Gad aveva un programma di studio allucinante, titanico, ciclopico, bulimico. Dice: mi occuperò principalmente di geologia, fisica, ingegneria, costruzione dei ponti, organizzazione delle poste mondiali, isole più grandi del mondo, e fa un elenco lunghissimo di tutte le cose di cui si sarebbe voluto occupare, cosa che naturalmente non poté fare. Quindi lui viveva nell'angoscia di sapere poco rispetto al moltissimo che non sapeva, come ciascuno di noi. O come diceva semplicemente Troisi, no? Quando gli diceva che non hai letto questo libro, dice: siete tanti, no? E dice: io sono solo, no? E in effetti i libri sono tanti, no? Noi ne possiamo leggere, no? Quanti ne possiamo leggere? Anche se ne leggessimo uno al giorno, le cifre sono impressionanti, perché se anche leggessimo un libro al giorno, no? Quindi circa 365 giorni, no? Perché ci sono anche i bisestili, no? In 10 anni ne leggeremmo, no? 3.650, mettiamo 4.000, no? E in 100 anni noi potremmo leggere 40.000, no? Ma se andate alla biblioteca del congresso, no? Ce ne sono milioni, no? Quindi lo sappiamo già prima, no? Che soltanto una minima parte, poi chi legge un libro al giorno tra l'altro, no? Cioè che una minima parte di ciò che è stato scritto noi lo possiamo leggere, no? Per fortuna, diceva Borges, che in realtà gli scrittori continuano a ripetere, no? Dice: ogni epoca scrive sempre le stesse cose, solo che le scrive nel linguaggio della sua epoca, quindi non è che dobbiamo preoccuparci delle epoche precedenti, no? Leggiamo quelli che scrivono oggi, no? Che intanto ci raccontano le stesse storie, no? E diceva anzi: beato Omero, che aveva già raccontato tutto quello che si poteva raccontare, cioè i viaggi, no? L'amore e la guerra, no? Quindi, però credo che a quest'ora forse bene, tanto qualcuno sia rimasto. Vi ringraziamo.